Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play del DLC L'Ira dei Druidi di Assassin's Creed Valhalla. Oggi facciamo una cosa molto importante, aumentiamo, facciamo l'upgrade dei nostri avamposti commerciali, prendiamo il cottage degli artigiani sia per questo che per questo, così anche il nettare e i libri riusciamo a produrne di più e forse riusciamo a finire tutte le consegne prima che finiamo il DLC in questo modo. Quindi aumentiamo questo e poi facciamo l'upgrade anche di questo e dopo andiamo a Tuam a continuare la nostra quest principale. Ragazzi, che ne pensate di questo DLC? Mi fate sapere i vostri commenti, perché il mio punto di vista lo conoscete. Vorrei tanto sapere il vostro. Perché forse sono un po' troppo duro. Sono stato un po' troppo duro nei miei commenti sul gioco. Vediamo. Allora, dobbiamo andare a Tuam, ma sicuramente dobbiamo andare per questo punto di osservazione. E poi sotto ci sta un sacco di roba da prendere. Andiamo senza vedere. Il let's play scorso pure siamo andati senza vedere e siamo finiti spiaccicati sopra le rocce. Vai bello. Comunque sta cosa verde dei druidi è proprio antipatica, eh. Ci avrà anche qualche effetto secondario indesiderato oltre al fatto che vediamo sfocato. Poi distrugge pure la natura qua. Qua chissà che si pesca. Dobbiamo trovare un buon posto per gli studioni piccoli. Che dite, prendiamo un pesce, vediamo che cosa, che roba è. Ce ne dobbiamo riuscire abbastanza facilmente, ce n'era un miliardo prima. Eccoli là. Vediamo. Oh, questi qua ci servivano. Ce ne servivano 8 per prendere il pesce spada. Vediamo se riusciamo a prendere qualcuno velocemente. Tipo questo qua. Peccato, se non cadevamo nell'acqua ce ne... No, questi stanno al centro del lago, non vengono da qua. Questi o andiamo con la barca. Oppure sapete che possiamo fare? Per esempio là ce ne stanno 2. Ne prendiamo uno e vediamo se un altro non viene. Se ce ne stanno 2 è probabile che è medio questo qua. No, è piccolo. Oppure potremmo prendere... Se qua ci sta... Niente. Andiamo avanti. L'anatema, c'è un cottage qui, ma secondo me è sotterraneo. Oppure si entra. Non attirare l'attenzione.
Eccomi a Tuam. Uno di questi cottage è il covo dell'anatema. Secondo me. Però lui dice. Il gioco dice che è un cottage. Però qua dovremmo riuscire a ucciderlo. Proviamo con R. No, ma qua ne sono usciti. Però quelli lì saranno. Non saranno nemici. Questo è il cottage dell'anatema. Però la porta è chiusa, quindi bisogna andare a prendere la chiave che stava da quella parte che... Chiusa. Qualcuno qui deve avere la chiave. Voi due. Come facciamo? Perché non ce lo fa fare a catena? L'assassino. Noi ci dobbiamo fare tutto il paese. Questo prima ha fatto la finta che usavo lo scudo, poi l'ha ripreso un secondo dopo che ho attaccato. L'abbiamo presa la chiave, vero? Scalcolica. Non è questa la chiave. Quindi c'è un'altra chiave da qualche parte. Quindi la chiave non stava addosso a una guardia, stava proprio qua. Chiave del cottage. Vabbè. Nobile signore, ti sono stato aiuto in passato già e credo che anche queste voci ti saranno utili. Alcuni abitanti che pregano alla vecchia effigie hanno sentito eschi di strane urla. Echi di strane urla giunge da non si sa dove. Credo che arrivassero dalla caverna sotto il villaggio, la stessa dove mi hai fatto consegnare della torba. Pensavo che fosse meglio avvertirti prima che la gente si faccia curiosa. Anche d'argento, anche se mi servirebbe. Eric lo spazzino. Sotto il villaggio. Che strano. Stava segnato pure sulla mappa. Poi ci dice sempre contenuto bonus sbloccato. Per qualche motivo. Ok. Ci sta questo, questo e questo. Questo sta sotto, questo sta all'altezza nostra e quest'altro pure sta all'altezza nostra. Secondo me questo qui sta, non sta sotto terra. No, anche questo qui sta sotto terra. Però questi hanno diversi posti sotterranei.
Ragazzi, qua ci dobbiamo buttare da dentro, non ci stanno. Vai. E poi? Dove mi porterà? Tra l'altro non avevamo mai controllato se con la torcia il verde si... Avevo provato a saltare là sopra, si toglieva. Oh, un orso nero, vero? Non ho droppato niente. Dobbiamo anche vendere tutte le cianfrusaglie, tra le altre cose. Deve essere bloccata dall'altra parte. Significa tutto questo? Guardate questo, l'hanno sgommato a sangue. Allora, noi siamo venuti esattamente da qui. Sblocchiamo questa porta, innanzitutto, che mi sembra... Mi dirigo a preparare il rituale. Il mio Puka è con me, chissà che cos'è il Puka. Che tutto sia avvolto dalla nebbia, il mio Puka ne trarrà la forza per le sue mutazioni. Un Come Puka, mutazioni? e cosa sarebbe? Non lo so, forse. L'ho appena finito di dire. Prendiamo anche due frecce. Poi c'era un irlandese qua. Quale sventura ti è capitata? Grazie al cielo, non sei uno di loro. Una di chi? Dei Dano. Non somigliano a nessuno dei druidi che ho visto finora. Hanno preso me e i miei amici. Ci siamo persi nella nebbia e... i miei amici. Cerca di stare calmo. La somma druida si fa chiamare l'anatema e li ha sacrificati pezzo per pezzo, capisci? Prima un braccio, poi una gamba. Fuggi finché sei ancora intero. Ma dimmi, cosa intende fare l'anatema? Ha preso Fintal per un qualche rituale. Poveraccio, non oso pensare che ne sia stato. Pensa a salvarti. Sì, non me lo faccio ripetere. Che Thor sia con lui. Druidi di Danu, l'ora del rituale si avvicina. Tutti gli sforzi sono rivolti al su successo. Abbiamo offerte in abbondanza per soddisfare l'anatema, la somma druida. Sacrificio rozzo. Non ne avranno alcun beneficio. Un sacrificio rituale è qualcosa su un Puka. Non è molto, ma Kira potrebbe sapere che significa. Ah, questa. Mastino irlandese, che fa? No, non conviene, perché prende, comunque prende un coso di adrenalina. Raggiungi Kira. Però prima dobbiamo prendere qualcosa là sopra. Penso ci saranno pure altri druidi. Apri la gabbia.
Ira diceva di raggiungerla poco a sud del villaggio. Ok, qua abbiamo visto tutto. Però vedete qui, c'è questo lago che si chiama Lugpogib, che sta proprio qua a fianco. Eppure qua ci hanno scritto qualche cosa, però quest'area non è accessibile. Chissà se la faranno accessibile in un prossimo DLC qui. O addirittura in questo DLC magari dopo, o semplicemente non lo faranno mai accessibile. Eivor, ho consegnato la cura. Varid è scampato all'ira di Flann. Sì, ed è molto sollevato. Tutti i soldati guariranno presto. Tu cosa hai scoperto? L'anatema compirà un sacrificio rituale. Sacrificio? Ah, dunque l'anatema è un sommo druido. La somma druida, sì. Ma che cosa significa? Che ha molto potere. E che sarà protetta dai suoi accoliti. E non solo da loro. Ho anche scoperto che la cerimonia sarà protetta da un... cos'era? Un Puk? Un Puka? Saremo in pericolo, ma dobbiamo rischiare. Credo che il rituale si terrà a Carnagan. Cercheremo lì. Cos'è un Puka? Un tipo di animale? Un tipo di animale? Ti spiegherò nel viaggio. Vieni. Dovevi parlarmi di quel Puka? Sì. Un tempo erano creature stupende. Potevano tramutarsi in qualsiasi animale. Ora sono pericolosi. È uno scherzo? Non avete creature così in Norvegia? Abbiamo Ferrir, nemesi degli dèi, ma è una rarità. Beh, i Puka sono comuni in Irlanda. Puka, sacrifici rituali. È questo il tuo mondo? I figli di Danu sono un'aberrazione. Nemici dei veri pagani. Flann sa che le nostre tradizioni svaniranno senza il suo supporto. Ha promesso di non farlo accadere. Fa attenzione. I Puka sono rapidi. Cerca delle impronte di lunghi artigli e resta in guardia. Esistono quante persone che erano impiccate, che appese, che abbiamo trovato. C'è un Puka. Là, orme. È gigantesca quell'orma. Il Puka. Seguilo. Mi sembra un lupo. Perché il Puka ora ha assunto la forma di un lupo. L'abbiamo perso. Ah no, da qua sopra. Questa nebbia mi entra nella testa. Anche a me. Il lupo ha parlato. Però ha detto state indietro.
quale parte gli state indietro? Non abbiamo capito, Igor. Ah, si è trasformata in una renna, hai visto? Ma se ne scappa. Per tutti gli dèi, cos'era quella bestia? Zilla, il rituale è iniziato. Di qua. Devo stare molto attenta. Kira, dove vai? Ecco la summa druida. L'anatema. Morirà prima di rivedere la luce del sole. È morta? Ma non l'abbiamo colpito, ma dai! Noi animiamo a Kira. Elimina i cultisti, ci deve essere qualche altro... No, ragazzi, non mi dite che si è buggato qua. No, c'è qualcun altro perché... C'è ancora qualcun altro. Oh,
che non è quello. Ok, adesso sì. No, ci sono ancora questi due. Prendiamo un attimo questo scrigno, va. Tu. Ci hai traditi. Ti maledico con tutto il potere della luna. Le tue maledizioni sono inutili. Tu ci hai abbandonati quando più ci serviva il tuo potere. E ora... L'anatema è morta. Ti ha accusata di aver tradito i figli di Danu. Un tempo ero una di loro. Com'è possibile? Dirdre mi aveva messa in guardia, ma all'epoca avevo solo loro. Tu li conoscevi? Perché non mi hai detto dove trovare lo scricciolo? Volevano solo usarmi. Erano infidi e sfuggenti. Non sapevo i loro nomi. Di loro non sapevo nulla. C'è una valle stupenda sulla nostra via. Torna quando vorrai partire. E là ti confesserò i miei errori. Setne, druida delle nebbie. È andata prima, ragazzi. Sono 3 su 7. E poi abbiamo un indizio sul cervo. Abbiamo ispezione d'avamposto di Armdel nell'Ulaid, che è la regione di sopra. Perfetto. Ah, aspettate, però abbiamo anche un indizio su questo qua. La quercia. Questo non è che quel druido, quella lì, la poetessa, quella lì che ci aveva dato l'antidoto. Uno per armatura, okay, due indizi. Faccia cerimoniale. Vediamo. Faccia cerimoniale. Dov'è? Questa è la prima falce che non abbiamo mai preso. È un'arma a una mano. Incrementa velocità dopo ogni colpo, fino a 10 volte. Non è tanto buono, ragazzi. Dove sta la nostra super lancia? Eccola qua. Poi ci sono altri due tesori. Poi ci arriviamo là dentro. Ok. Luna minore. Ma perché ci dai luna minore? Che le dobbiamo solamente vendere poi. Probabilmente meglio una nona minore che dei beni di lusso. Pennetteri. Che ci sta qua? Vediamo se abbiamo preso tutto qui. Sì. Ok. Tira la dobbiamo prendere qui. Dopo ci andiamo, ci teletrasportiamo direttamente. Mannaggia, qua ci siamo venuti e non abbiamo preso il coso. Va. Allora, visto che qua sotto Carnagan, ma qua non è. Non mi ricordo. Comunque, andiamo a vedere qui che c'è. (Susurra)
però prendiamo il cavallo così arriviamo prima. Non so se è questo, forse no, non è questo. Qua c'è un'entrata da qualche parte, questa. Usiamo una torcia. Roba c'è qua? Una strana scritta. Un opale. E il terzo manufatto. Ce ne servono altri due. Ok, andiamo a prendere anche questi due visto che ci troviamo. Io direi, ragazzi, facciamo direttamente. Qua c'è un sacco di roba. Finiamo questa parte giù della regione. Tanto il gioco dopo ci fa andare a nord. Quindi qua è difficile che ci troviamo. Quindi ci dobbiamo tornare con una quest principale. Dovrei essere molto cauta qui. Abbiamo ucciso tutti quanti, Ivor, non ti preoccupare. Mamma, però qua non si capisce niente dove dobbiamo andare. Mezza Irlanda. È fatta di questa nebbia verde. Questa è una parte strana, perché qua non ci siamo venuti. E ci sono due... due scrigni. Guardate là, non andiamo a controllare perché penso non mi fido. C'è piazza trappola. Posso? Cioè, questo è proprio un posto strano comunque. Non è qua ci fa tornare il gioco. Perché è troppo strano. Poi ci stanno pure i segni dei druidi. Ah, ma questo è quello là dove abbiamo inseguito la renna. Adesso mi ricordo. Allora, adesso andiamo da qua. Sì, poi prendiamo questo. E poi ci riteletrasportiamo. Questo qui sicuramente ci torniamo dopo. Sono ragionevolmente certo. Qua è troppo lontano per adesso, quindi facciamo così. Dove ho segnato? Là. Grazie. Vai cavallozzo. Yeah.
Questo no, non penso. Questo è un simbolo maledetto. C'è un'influenza maligna qui. Me ne sono accorto. Però questa la facciamo facile. Per Odino, la maledizione non c'è più. Oh 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 oh, c'è un opale. Ma vedete, un posto così, sono tutti così, senza un minimo di contesto. Ok, già al massimo. Poi lo sospetto. Ah, c'è anche un forziere. C'è qualche altra cosa? Non credo. Andiamo anche dalla mappa? No. Quindi andiamo al prossimo. Questa sarà una mappa del tesoro invece, secondo me. Non ci sono nemmeno pesci. C'è anche una chiave. Ah, ho capito, hanno messo la chiave qua. Ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo tutorial di Assassin's Creed. Voilà, la DLC l'ira dei druidi. Ci troviamo esattamente a Connacht. Qui in basso a sinistra. E abbiamo trovato una mappa del tesoro vicino a questa statua strana. Tra l'altro qua c'è anche una chiave che adesso raccogliamo e probabilmente ci servirà solamente per il forziere. Vediamo come si risolve. Il sogno dei druidi. Le pietre silenziose restano in cerchio, bagnate dall'acqua, ispirate dagli spiriti, nel lago più a nord di tutto il Connacht. Trova il centro. Ragazzi, questo qua già abbiamo capito dove sta, naturalmente, se avete seguito il let's play. Altrimenti ci vediamo tra un minuto. Una cosa che vi ricordo, se questo video vi è stato utile e lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Ci vediamo tra un secondo. Qua ragazzi, questo qua è proprio facile. Ah, perché siamo andati prima solo, però forse. Perché questo qua è esattamente dove abbiamo trovato l'opale. Sicuro. Sicuro, sicuro non è niente, naturalmente, però è altamente probabile. Sicuro sono andato. Ok, quindi non ci possiamo nemmeno teletrasportare perché dobbiamo andare. È fallito il nostro piano di conquista a causa della mappa del tesoro che abbiamo pure cannato. Perché non sono stato attento e non ho premuto. Ok. Andiamo a vedere. Questo invece come si... Qua bisogna combattere, non mi ricordo. Sì, si doveva combattere. No, non uscire dall'area di combattimento. Mamma, non si vede niente però, Ma questo è sto druido, del fuoco elite qua. Uccidiamo, uccidiamo. Non usciamo dal cerchio, sennò questo qua ci fa fallire la prova. Guardate questo druido mostruoso qua. È finita la prova. No, secondo me c'è qualcun altro. Questo. Ah!
Adesso dovremmo esserci. Erano meglio, però non ci sono quelle queste secondarie strane con un sacco di interazioni strane, di gente strana che faceva cose strane. Sono solo queste prove di combattimento e quelle dei carri, no? Dei ciottoli. Almeno finora. Un'altra mappa del tesoro. Facciamo noi il lupo, dai, questo qua è quello più pericoloso, il lupo. Ragazzi, buongiorno e benvenuti a un altro tutorial del DLC L'Ira dei Druidi di Assassin's Creed Valhalla. Ci troviamo nella regione del Connacht, esattamente qui, sotto il punto di osservazione a sud dell'Aufrea, e abbiamo trovato una nuova mappa del tesoro che adesso raccogliamo. C'è esattamente sotto a questo qui che è stato legato per le braccia, e con un piccolo bug lì perché non è stato attaccato da nessuna parte. Naturalmente ragazzi, se il video vi è stato d'aiuto, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Vediamo di cosa si tratta al mio amico sacerdote, che è questo che è morto. Anche se non credi negli spiriti della terra e preghi un solo Dio, gli spiriti del vento mi comunicano che i segni sono chiari. Non andare alla cripta di tuo moglie. Sebbene io e altri druidi predichiamo la pace, i druidi di Kiltober hanno scelto l'oscurità e intendono distruggere i tuoi simili. Tua moglie ti segue ovunque tu sia. Non devi avventurarti in pericolosi pellegrinaggi. La tua amica pagana, Mara. Noi ci vediamo tra un secondo con la soluzione. Questo è difficile. Non ho più pari idea di dove sta sto posto e qual è la traccia che ci ha dato. Mamma, qua siamo pazzi per trovare questo qui. Rileggiamo allora, perché qui dice, no aspetta, forse aspetta, questo qua è un trucco. Al mio amico sacerdote, che sarebbe questo qua che è morto. Se non credi negli spiriti del vento mi comunica che i segni sono chiari. Non andare alla cripta di tua moglie, dice. Sebbene io e gli altri druidi predichiamo la pace, i druidi di Kiltober hanno scelto l'oscurità. Quindi Kiltober bisogna trovare sulla mappa, ma non lo troviamo. Tua moglie ti segue ovunque tu sia, non deve avventurarti in pericolosi pellegrinaggi. Secondo me sta qua vicino, ragazzi, perché... E i druidi, dove stavano i druidi? Stavano qua. E Kiltober? Dove sarà questo Kiltober? I druidi di Kiltober? Kiltober, eccolo qua. Quindi sarà a Kiltober. Però questa qui dice... Dice una cosa qui. La traccia. Non andare alla cripta di tua moglie, quindi ci deve essere una cripta. Qua abbiamo finito tutto, quindi non ci abbiamo nient'altro da fare. Dobbiamo andare a Kiltober e ci sta pure il punto di osservazione. Dobbiamo cercare la cripta della moglie di questo Gesù Cristo qua, che è poverino, che è morto. Poi sappiamo anche sopra dove sta quell'altra. Allora, vediamo un attimo. Dobbiamo cercare
Una cripta. Mettiamo un segno libero, se no ci perdiamo. Cioè, siamo andati nella direzione sbagliata. Egor? Hanno fatto pure i respawn su questi. Non devo essere vista in quest'area. Se fa così, sicuro ci vedono, no? Ma proprio dentro un secondo ci hanno visto. L'albero non... cioè... ci sta pure un druido dei fuochi elite. Eccolo là. Uccidiamo prima quello, sennò questo ci fa male, dai. Calpesta, calpesta. Il problema è che adesso dobbiamo trovare la cripta della moglie. Sarà questa? Ma non penso che questa sia la cripta. Vai, Sinin. No! Abbiamo ripreso i funghi blu. Sta facendo questo? Non ho capito. Ma questi sono quelli là che si teletrasportano. No. È morto? No, perché pure questo si teletrasporta. Quando è brutto sto druido. Allora abbiamo detto la cripta della moglie non è questa, giusto? Qua ce ne siamo andati qua prima. Sì, siamo venuti qua. Il problema è come la facciamo a trovare. Qua ci sta un cimitero. Ah, questo, aspetta, questa no. Ci sono delle croci, non è questa. Non è questa. Eccolo, no. Questo prendiamo, no? E non è questo. Mi sento già più forte. È questa. Perfetto. Ragazzi, ci troviamo al Kiltober. Esattamente, aspettate un secondo. Quando scendete queste scale, vedete, c'è questo fuoco qui a sinistra. E se scendete ancora di più, c'è una porta qui che si apre. E questa dovrebbe essere la cripta della moglie del sacerdote. E questa è la soluzione della mappa del tesoro. Schema Norreno Gaelic Contesta. È sicuramente questo. Infatti adesso vediamo che la mappa dovrebbe essere scomparsa. Ne avevamo 4, adesso ce ne sono 3. Esatto. Ragazzi, noi ci diamo appuntamento al prossimo tutorial di DLC
l'ira dei druidi di Assassin's Creed Valhalla. Ciao! Questa era assolutamente, ci hanno dato tre indizi. Ora dobbiamo andare un attimo qua, perché qua ci sta sicuramente la soluzione di quell'altro coso. Cavalcatura non disponibile, perché siamo all'interno dei druidi in cavallozzo. Allora, secondo me domenica sera lo facciamo, perché domani pomeriggio facciamo, no, stasera no, perché sabato sera no, sono, ho altri impegni, e domani pomeriggio giochiamo a It Takes Two con Max Mine e poi, e quindi se ne parla domenica. Ma secondo te lo riusciamo a finire domenica se ci giochiamo un paio d'ore? Dobbiamo spostare qua fuori, perché sennò se andiamo dentro a quel fossato il gioco pensa che siamo in città e ci fa andare più piano col cavallo. Ah no, quindi ci sta ancora tanto da giocare. Quindi se tu non, quindi ci mettiamo pure ancora di più, perché io sono pure lento. Qua però non ce ne stavano druidi, se non mi sbaglio. E deve essere per forza. Aspetta, rileggiamo la mappa, perché sennò. Le pietre silenziose restano in cerchio, bagnate dall'acqua, ispirate dagli spiriti, nel lago più a nord trova il centro. Quindi dobbiamo trovare il centro del lago. O questo, il gioco stava cattivo e il centro sta qua. Però secondo me dovrebbe essere qua, no? Infatti sta là. Ragazzi, siamo arrivati al lago più a nord di Connacht, dove siamo a Lautgara, questo significherà lago probabilmente. Esattamente al centro, dove trovate anche un opale, c'è la soluzione della mappa del tesoro. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial dell'ira dei druidi di Assassin's Creed Valhalla. Si chiama un reno velico, tutti i tatuaggi ci dà. Ciao! Abbiamo fatto anche questo, facciamo, ragazzi, abbiamo fatto 30, no, ci sta questo. Andiamo, continuiamo. Teletrasporto, tanto dopo ci andiamo, sicuramente ci riporta giù, perché ci sta quella città grossa. E dobbiamo ancora completare. E ci abbiamo ancora un sacco di tempo oggi, quindi vediamo di... L'unica cosa che vorrei prendere, tra altre cose, sono questo e questo, che mi sembra giusto, sono proprio a portata di mano. L'unica cosa è che ci buttiamo senza colpo ferire, vai! Questo sta qua sotto. No, no! Eivor, sei una cretina. Ma come lo facciamo ad andare a prendere qualcosa da sopra? Ci dobbiamo arrampicare per tutta la montagna. Mannaggia la miseria, mannaggia. Sta pure la chiave dentro la cascata. Brrr.
da una parte, ragazzi, però da un'altra parte, se non facciamo sta scemenza, quella chiave non ce ne saremmo mai accorti. Perché ci siamo dovuti girare. Oh, guardate quanto è bello questo scorcio con questa specie di temporale. Noi facciamo pure uno screenshot, così ne facciamo uno di tipo diverso ogni tanto. Poi. Però non sappiamo quale forziere apre questa chiave. Scusa, vediamo un secondo. Queste ce ne sono altre due. Comunque questo inventario è un vero schifo, ragazzi. L'hanno fatto proprio male, secondo me. Andiamo avanti. Chi resta qua? È stupenda. In questo stagno sciacquavo via i pensieri e il dolore. Hai nulla in contrario se... No, fa pure. Un piccolo bagno? Da ragazza, quando i cristiani scacciarono i druidi dalla foresta, io fuggii e scoprii questo luogo. Come sarei sopravvissuta? E gli amici, la mia vita. In breve mi unii ai figli di Dano. All'inizio giurarono solo di preservare la tradizione. Poi, uno ad uno, i druidi si diedero alle arti oscure. E infine a cose peggiori. Sì, agli assassini. Ripudiai i figli di Dano e ora prego perché siano distrutti. La somma druida parlava di una forza suprema. Fantasia. Un'antica favola di un popolo dimenticato. I druidi sono perduti senza un campione. Ora avete Reflan. Ho riposto le mie speranze in lui, ma sono un ingenuo. Non ha a cuore il passato e vuole costruire un'Irlanda nuova. Ha promesso che si curerà della mia gente, ma quando sarà re, giungerà la tempesta. E non so dove si rifugierà. Non sei ingenua. Io e te ne abbiamo passate tante insieme. Abbiamo visto la morte. Ora vorrei celebrare la vita. È per questo che mi hai portata qui. Questa è una valle incantevole. Forse potremmo passare un po' di tempo qui. Mi Certamente. piacerebbe molto passare del tempo con te. Sì, incantevole. Incantevole davvero. E abbiamo finito anche quest'altra quest. Quella è scomparsa, Akira. Avanzata verso nord. No! Ma perché non ci hanno messo un punto di osservazione qua?
Madonna mia, ma che ignoranza! Per arrivare su quel castello è difficilissimo. Cioè, non è difficilissimo, è semplice, però c'è solo una buona strada, perché da qua non ci si arriva. Andiamo a fare questa cosa qua, poi scendiamo giù e andiamo a fare quei cosi di questa là fuori. E qua abbiamo detto che non ci sono pesci, giusto? No. No, quello è il cairn, ragazzi, sono i ciottoli. Sicuramente sono i ciottoli. Perché siamo sopra un dirupo e c'è il mare e c'è un super paesaggio. Sono sicuramente ciottoli. Ma guardate, ma là già ci siamo andati, quello è il nostro punto. Spiega le ali, Sinin. Là non ci siamo andati. C'è pure un opale. E adesso, ragazzi, cerchiamo di risolvere questi divertentissimi ciottoli. Tutto al contrario. Tutto al contrario, ci va. Proviamo a mettere dopo questo qua, mettiamo prima quest'altra. È andata bene. Dove stiamo con l'altra pietra? Questo. Ok. Ma questa è l'ultima. E questa dovrebbe essere anche la più semplice. E siamo anche riusciti per un secondo, proprio un millimetro. Mamma mia! È molto probabile che un po' di questo pezzo l'ho tagliata, ragazzi, perché se abbiamo messo più di 5 minuti, 10 minuti qua per fare sto coso. Se proviamo e interagiamo un'altra volta, lo possiamo scassare. Ok. Secondo me ci abbiamo messo un quarto d'ora per fare sto coso. Quindi andiamo a vedere un attimo questo mappa qui. Che cosa c'è? Abbiamo risolto ben due mappe del tesoro oggi di questa regione.
Questo sta giù. No, non scendiamo da qua. Ma là ci siamo andati. Mostrami ciò che ci attende. Dobbiamo scendere là sotto. Là non ci siamo andati, ragazzi, perché questa è la regione nuova. Noi siamo arrivati là, il castello dove dobbiamo andare per la quest. Quindi ora ci serve un modo per scendere là sotto. E come facciamo? Cioè, a fare ce la possiamo fare, perché possiamo... possiamo sempre comunque scendere a mano, nel senso che Eivor si arrampica fino a qua. Questo mi sembra un'ottima discesa. Vediamo se ci scapezziamo. Andate al massimo li salviamo. Secondo me ce la facciamo. No, questo no! Ce l'abbiamo fatta, eh? Ce l'abbiamo fatta. Brava. Cioè, potevamo, secondo me pure là scendevamo. Ok. Ci. Questo, secondo me, c'è. Tutto calcolato. Vai. Simbolo maledetto. Simbolo maledetto. Possibile, è un simbolo maledetto, ma veramente. Bene. Vabbè. Però che strano, perché cioè tutta questa parte della costa, che a che cosa serve tutta questa parte della mappa? Questo qua adesso ci andiamo, quindi prendiamo questi due cosi. Aspettate che c'è un segno che lo dobbiamo togliere, sennò ci confonde la strada. Vediamo. Comunque tutta questa parte della mappa è assolutamente vuota. Qui sono ben due scrigni per qualche motivo. Guardate là, ci sono un tipo come se avessero portato una barca e si sono rotti anche tutti quanti gli alberi della, per la strada. E poi c'è questa specie di torre di osservazione. Che non si capisce perché sta qua. E in più ci sono. C'è anche un coso con delle...
Sono veramente curioso adesso. Andiamo a vedere perché ci hanno messo qualcosa là. Tra l'altro possiamo chiamare anche Quest'area è controllata. la razzia. No? Ah, sicuramente possiamo chiamare la razzia. Vedi? Eccoli qua, arrivano i nostri amici vichinghi. Comunque, vedete, i soldati non umani rispetto ai druidi sono molto molto più. Ragazzi, non mi attacca il cane. Eccolo là. No! Ma devo uccidere io il cane. Questi hanno due linci. Scorte. Oh, guardate lì quante ricchezze che c'ha Ulaid. Ma com'è possibile che abbiamo così poca vita? Forse ci hanno avvelenato, mentre non me ne ero accorto. Perché è troppa poca vita. Cioè, non. O forse ho premuto alt in maniera distratta. Dobbiamo rifarci le razioni. Saliamo sul fiume, dai. Allora, per salire qua sopra dobbiamo andare. Dobbiamo prendere la strada qua che inizia da qua. Quindi conviene scendere qua sotto, eh? Siamo morti. Ma scusami, come abbiamo fatto a morire però? Poi questa chiave che abbiamo preso dietro la cascata, chissà che serviva. E poi, dove sta il mio segnalibro? Che avevo messo qua. Forse c'è una strada un po' più corta. Sì, perché se saliamo di qua dovremmo arrivarci. Oh, avrebbero potuto mettere un punto di osservazione là sopra. Pure perché la storia ci porta. Questa è già la terza volta che facciamo la strada. Ma buona volta è stata colpa nostra.
Sinceramente, manca il cavallo ce la fa. Eivor, devo ringraziare te e Kira per aver salvato i miei uomini, anche se non approvo l'origine di questa cura. Non tutti i druidi sono tuoi nemici. Sono stati i figli di Danu ad attaccarti. Kira mi ha parlato di questa setta. Se agiscono nell'ombra, non devono essere un gran pericolo. Forse cercavano solo di seminare il dubbio tra i nemici e tra gli amici dei nemici. Perdonate la mia diffidenza. Ho visto danesi versare il sangue di troppi irlandesi per potermi fidare. So cosa significa aver visto il sangue, Lord. È un pensiero che può offuscare ogni cosa. Allora, re, se Alak è il premio, come intendi conquistarlo? Quel forte ad anello è il più inespugnabile di Irlanda. Eppure i re di Alak spesso abbandonano le sue mura, rendendosi così vulnerabili. Sarà comunque una marcia lunga su suolo nemico. La tua armata fronteggerà forze ignote. L'abate Eogan ci ha concesso la sua terra a Clogher e lì ci accamperemo. Poi ci dirigeremo ad Alak. È appena arrivata. I re di Alak chiedono la pace. Si arrendono ancor prima di vederti. Hai una reputazione che farebbe invidia a molti. Non mi piace. Sono parole vaghe, con molte richieste e poche promesse. Perché non provare ad ascoltarli? Se sferriamo l'attacco, non potremo più ripensarci. Mi conoscono, si fideranno. Parleresti a nome mio? Se tu mi onorassi della tua fiducia. Hai un'altra opinione, Eivor? O semplicemente la pensi come tuo cugino? Tu non mi hai torto. La diplomazia non è mai utile, quanto una spada. Non c'è infamia nell'indebolire il nemico dall'interno. Avresti potuto sostenermi, cugina. Figlia pace, bello. Se potrei considerare la tua proposta, una tale azione getterebbe un'onta di disonore sul mio regno. Ho trascorso una vita fra guerre, trame e intrighi. Non ho mai avuto la fiducia di un fratello. E non concedo facilmente la mia. Barid MacImar, re di Dublino, ti autorizzo a parlare a nome mio, Flann Sinna, re supremo d'Irlanda e delle sue genti. Onorerò la fiducia che hai riposto in me, mio re. Ho la tua approvazione per scortare Barid, re Flann. Non perdiamo tempo in formalità, Eivor. Ma non andrai con Barid. Tu mi servi altrove. Dimmi dove. Fai in modo che l'Ineil del Nord si faccia più ben disposto, come hai fatto con altri regni. Kira ti fornirà i dettagli alle gabbie dei piccioni. Otterrò il loro favore per la fiducia che hai concesso a mio cugino. Controlla le risorse alla gabbia, le richieste alla gabbia. Questa cosa dell'influenza non è che mi piace tanto, eh. Bruh. E poi non ci hanno manco ascoltato. Chissà se avrà delle ripercussioni sul gioco, secondo me no. Prendiamo anche due reazioni, ma che non so come mai, ma è proprio veramente strano che abbiamo perso così tante reazioni. Secondo me ho premuto Alt per sbaglio. Non avevo mai usato tre reazioni consecutivamente, mai. All'inizio del gioco forse, quando abbiamo incontrato i primi crociati, sì. Yeah.
guarda qua, c'è Kira. Ciao Kira, cosa ci fai qua? Non ci calcoli proprio. Grazie. Dove sta la colombaia? Eccolo là. Perché dice costruisci una tenda di razziatori e non rispondi? Una tenda di razziatori. Ok, quindi dobbiamo fare. Dobbiamo andare nella nuova regione, dai. E qua ci mancano ancora un sacco di roba. Non abbiamo messo il deposito qua. Attenzione. Ma ce l'abbiamo il deposito, e come mai? Evidentemente i beni di lusso ne possiamo prendere massimo 100. Per qualche motivo. Ma quello là di rifornimento è solamente... Non c'entra niente. Dobbiamo vedere prima di utilizzare le risorse per completare tutto. Dobbiamo vedere se sopra prendiamo altri centri commerciali. Adesso vediamo un attimo. Dove sta il mercato? Sta là. Okay. Là. Anzi, ragazzi. Io direi che per questa puntata può bastare. Ci vediamo domani con un'altra puntata del Let's Play di Assassin's Creed Valhalla. Ciao!